Eccoci, buongiorno e benvenuti sul canale. Questo è un video, l'ennesimo video, e dopo uno stop di qualche tempo, ma un video di sfogo, un video sì, perché ci vuole, perché comunque da come avrete letto dal titolo, sì, è vero. Non c'è nulla da vergognarsi, non c'è nulla da nasconderci. Ho il diabete, l'ho diagnosticato ormai un anno fa, l'ho scoperto, non dico per caso, ma ci sono arrivato grazie agli esami del sangue. Era un diabete trascurato, comunque da buon professionista della salute verso gli altri. Io, vabbè, avevo sottovalutato tutti i sintomi e ok, va bene. Però da allora, da quando, grazie al mio medico curante, che ringrazio sempre, che comunque mi ha subito aggredito dal punto di vista sanitario, ho fatto tutti gli accertamenti, da lì ho iniziato la cura e ho iniziato a conoscere questo mondo che è il mondo dei diabetici. Un mondo sicuramente popolato, strapopolato, perché comunque siamo in ottima compagnia, siamo in tantissimi, però un mondo che un po' di un po' poco considerato, perché si pensa chi ha il diabete toglie lo zucchero e via, non mette lo zucchero nel caffè e via, non condisce, non mangia dolci e via, oppure fa l'insulina e prende le pastiglie ed è a posto. Invece non è così semplice. Già per esempio, se si è celiaci, ci sono un fracco di prodotti per la celiachia, ci sono un fracco di prodotti senza il glutine. Per i diabetici invece niente, tanto uno non mette lo zucchero, ma nelle brioche, al bar o comunque nei locali. Essere diabetico è un problema, perché comunque non fanno dei prodotti appositi per chi ha problemi di glicemia, fanno per quelli che non hanno problemi, e quindi noi diabetici abbiamo il problema di dove mangiare e cosa mangiare. Al supermercato prodotti a basso indice glicemico, comunque senza zuccheri, non è facile trovarli. Devo dire adesso un po' più semplice, ma fino a poco tempo fa bibite, bevande e tutto erano solo per quelli che si potevano sfondare di zuccheri. Ma la cosa ancora peggiore è la sanità, soprattutto Lombardia, eccellenza della sanità. E qui arriva il problema è stato che io l'ho diagnosticato in un periodo di Covid, che sappiamo era un periodo, e sono stato accettato come prima visita all'ambulatorio della città di Como, quindi dell'ospedale in Como. Adesso non voglio fare i nomi o di luoghi, perché comunque potrò anche andare a parlare in maniera scorretta, però voglio anche essere abbastanza semplificativo. Ho fatto questa visita, la prima visita, mi sono trovato anche abbastanza bene, mi hanno fatto un piano terapeutico e poi mi hanno lasciato l'indirizzo mail, il contatto per essere ricontattato. Io successivamente avevo necessità, era scoppiato il Covid, c'erano dei problemi, non si potevano contattare, l'ospedale si è chiuso su se stesso, ma poi a un certo punto si è riaperto e quindi a un certo punto c'era di nuovo il contatto, ma io non ho ricevuto comunicazione, ho chiesto di poter tornare a una successiva visita e non ho più avuto nessuna comunicazione. Ho sollecitato un'ulteriore visita e basta, l'ambulatorio era sparito, mi hanno detto che c'erano dei problemi, che comunque mi avrebbero ricontattato, e invece niente. Per fortuna sempre il mio medico, che io lo santificherò a vita, grazie a lui ho avuto la possibilità di essere comunque seguito da qualcuno. Lui mi supporta, lui mi aiuta. A un certo punto ho fatto degli esami di controllo per ben due volte, dopo 6 mesi, poi dopo ulteriori altri 6 mesi, però avevo anche necessità che mi vedesse un diabetologo, uno specialista. E quindi
ho chiesto al mio medico di poter cambiare ambulatorio. Ho cambiato e oggi sono andato a fare. Lui mi ha consigliato una dottoressa in particolare, io ho prenotato telefonando, mi hanno dato un'attesa di un anno, ma avevo un'impegnativa con una priorità di un mese, entro il mese, con la quale se ne fottono, perché ti dicono se c'è posto prenotiamo entro un mese, come, altrimenti se non c'è posto vai in lista come tutti gli altri, quindi tu puoi chiamare con la priorità, ma non gliene frega un... ecco. E quindi niente, ho avuto uno spazio, perché uno ha disdetto, altrimenti avrei fatto la visita come tutti gli altri, comodamente dall'anno prossimo. Oggi sono andato a visita credendo di fare la visita come avevo richiesto con la dottoressa che mi aveva indicato il mio medico. Sono arrivato in visita, la solita lista d'attesa, la solita attesa, accettazione, arrivi, quello che è, aspetti, arrivi e ti visita un medico maschio, quindi ti rendi conto che probabilmente non è la dottoressa. Chiedo gentilmente se come mai, perché lui mi chiede chi mi manda, io ho detto chi mi mandava e dico che il dottore mi mandava per questa, e lui subito risentito mi dice che sono tre diabetologi, fanno parte dell'ambulatorio di diabetologia. La dottoressa che visita in quel momento nell'ambulatorio accanto sta visitando un'altra persona, mi ha detto non c'è problema, noi abbiamo 12.000 mutuati, se vuole tranquillamente può riprenotare la visita con la dottoressa se avrà tempo, e probabilmente gliela daranno tra 6 mesi. Vabbè. Io ovviamente non posso perdere la priorità, accetto la visita comunque con questo dottore che comunque è risultato disponibile, la dottoressa che compare dall'ambulatorio accanto mi dice, questa è la dottoressa che aveva chiesto lei, perché io avevo la possibilità di chiedere, ma sapete qual è la differenza? Che se tu fai un nominativo dovresti anche cacciare 130 euro di visita privata alla dottoressa, capito? Se invece tu dici mi piacerebbe, vorrei essere visitato, poi vai nella roulette e vieni visitato, per amor di Dio, da uno degli altri due, perché mi ha detto se è fortunato alla visita di controllo la visita alla dottoressa, va bene, cioè, questa è l'eccellenza, capito? L'eccellenza lombarda, questa è l'eccellenza lombarda. Chiaro che con i soldi in tasca uno paga 130 euro di visita e viene visitato da quello che vuole lui, capito? Altrimenti nel calderone di tutti i cretini, eccomi qua, vengo visitato. Poi comunque, siccome ho le idee chiare, sapevo cosa avrei voluto e sono riuscito a ottenere quello che era la terapia, perché non sono uno stupido, lavoro nel settore, ma un povero cretino, una povera persona anziana che non ha un minimo di conoscenza, o comunque che questo sistema, questa eccellenza lombarda, questa cosa qui, dove la trova? Ma dove la trova l'eccellenza lombarda? Potrei aprire un altro capitolo, aprire un'altra, fare un altro discorso sull'eccellenza lombarda, di quello che sono le attività nelle case anziani attualmente, quello che sono le garanzie, quello che la gente paga per essere in una casa anziani, viene trattato come un pacco, e di notte 100 persone, 100 utenti del 100 utenti, 100 ospiti gestiti da 3 persone, queste sono le eccellenze. E non andiamo a parlare dell'ospedale dove le qualità sono scarsamente, ma non voglio aprire discorsi, però bisognerebbe dirlo che non si può riempire la bocca dell'eccellenza lombarda e poi se si va nel sunto, fate parlare qualche infermiere, qualche collega che lavora in Italia, in che condizioni lavorano, con che contratti e quale eccellenza riescono a erogare. L'eccellenza. Capito?